Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e nel video di oggi mi seguirete in un reading vlog. Ho infatti deciso di fare questo video perché adoro i reading vlog, mi stanno piacendo molto, mi sta divertendo molto registrarli. E ho fatto votare a voi su Instagram che libro dovevo leggere per questo reading vlog. Il libro scelto è stato Pastorale Americana di Philip Roth. Ora che sto girando questa intro ho già finito di leggere il libro, quindi so già tutto quello che è accaduto, però vi lascerò in seguito tutte le clip in cui anche scopro che libro dovrò leggere. Infatti appunto ve l'ho fatto votare su Instagram e ho deciso di iniziare a riprendere prima di sapere che libro sarebbe stato selezionato, quindi è molto bello perché si vede tutto il processo e poi anche a tutte le mie varie pippe mentali, tutte le mie riflessioni che sono sorte durante la lettura. Faccio una premessa perché è doverosa. Allora, non ho voluto cancellare niente, però all'inizio le prime riflessioni che ho fatto erano forse un po' premature, per cui mi spingo sicuramente molto più in là con l'immaginazione e predico cose che non accadranno, mi immergo in riflessioni che forse non hanno molto a che vedere poi effettivamente col libro, però io ci tenevo a lasciare lo stesso quelle parti perché secondo me rappresentano bene quelli che sono i viaggi mentali che ci si fa quando si legge, che poi a volte non portano da nessuna parte ma sono magari viaggi semplicemente nostri, che però comunque io faccio, cioè anche se poi il libro non c'entra niente. E quindi in poche parole pensavo che fosse giusto lasciare anche tutte queste riflessioni, tutti questi pensieri che mi sono sorti durante la lettura. Penso che questo sia il senso di un reading vlog, quindi non una recensione fatta e finita, perfetta, ideale di un libro, ma proprio le prime impressioni, i pensieri, anche quelli più superficiali, anche quelli più tutto documentato in video. Spero che il video quindi vi piaccia. Mi raccomando, se ne volete vedere altri lasciate like, mi farebbe molto piacere e soprattutto aiuta a sostenere il canale, un vostro mi piace. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale. Io vi lascio a quando ho deciso di girare il reading vlog e a quando ho iniziato a chiedervi su Instagram che cosa volevate che leggessi. Quindi vi lascio alla me del passato. Salto temporale è il 26 gennaio, sono le 17:20 e praticamente questa mattina ho finito di leggere Il secondo sesso, per il quale avevo girato un reading vlog di 3 mesi. Dunque, dopo aver fatto questo reading vlog lunghissimo, ho deciso di farne un altro, perché mi piace molto questo genere di video, mi piace molto girarlo e spero che sia per voi piacevole guardarlo, e quindi appunto volevo trovare un altro libro da leggere. Questa volta non ho voluto sceglierlo io, ma ho voluto appunto chiedere a voi, quindi vi ho mostrato la mia libreria, tutti i libri che voglio leggere. Infatti nella mia libreria c'è una sezione completamente dedicata ai libri che voglio leggere. Magari vi metto qua i video che ho mostrato su Instagram della libreria e vi ho lasciato un box domande nel quale segnalarmi quale o quali titoli vi interessavano di più, quindi quali libri avreste voluto che leggessi. Ho segnalato alcune preferenze, tra cui La città dei vivi e un libro di Philip Roth o un libro di Don DeLillo, quindi Underworld e Pastorale Americana, e a questo punto vi ho lasciato qualche oretta in modo tale che poteste segnalarmi le vostre preferenze. È stato molto divertente. Ho creato una tabella e magari qui vi lascio un video che ho girato prima. Allora, queste sono le mie note del telefono e ho creato una lista, che non riesco a zoomare, con tutti i libri che sono stati proposti. Ho eliminato tutti i libri che avevano solo una votazione, diciamo, e ho tenuto quelli che ne avevano un po' di più. E quelli che stanno vincendo per il momento sono La città dei vivi, 1Q84 di Murakami, Il giardino segreto e Pastorale americana. Diciamo che Il giardino segreto è un po' in conflitto con Pomodori verdi fritti. Manca pochissimo perché le votazioni vengano chiuse, infatti sono le 16:53 e alle 17 prendo i 4 più votati e faccio l'ultimo sondaggione. A questo punto ho dato una scadenza alla tabella, ovvero le 5, anche perché più o meno si vedeva quali erano i libri più votati. E quindi a questo punto abbiamo i 4 titoli che sono papabili di vincita. Io non so ancora quale vincerà perché appunto sono le 5:24, quindi solo dalle 5 si sta votando al sondaggio in cui ci sono i 4 libri. E i 4 libri sono appunto Il giardino segreto, 1Q84, Pastorale americana e La città dei vivi. Allora, io non so ancora quale vincerà perché penso che appunto il sondaggio andrà avanti almeno per 24 ore, quindi lo saprò solo domani a quest'ora, però sono davvero molto curiosa. Allora, qui tra di noi posso dire che ho delle preferenze. Onestamente io
Appunto, ho dato già la mia preferenza anche nel video su Instagram per La città dei vivi, che vorrei leggere, anche perché ho sentito sia opinioni molto positive che opinioni molto negative, e vorrei leggerlo prima che mi passi la voglia di leggerlo, perché secondo me è uno di quei libri che quando è sulla cresta dell'onda, diciamo, lo si vuole leggere, ma poi si rischia di non leggerlo mai più. Rischiare è una parola grossa. Comunque, o lo leggo ora o so che non lo leggo mai più, quindi ci tenevo appunto a approfittare di questo momento in cui ancora se ne sta parlando. Pastorale americana, che è uno dei libri che voglio leggere da più tempo, però so già che la scrittura di Roth mi piace, quindi me lo sono sempre lasciato un po' da parte, perché so che lo godrò molto, diciamo, e quindi godrò molto. Vabbè, se vi dovesse vincere Pastorale americana, diciamo che non mi lamento. Il giardino segreto invece secondo me potrebbe venire davvero un bellissimo vlog, perché comunque è un pop-up, quindi magari vi posso mostrare anche un po' l'interno, però ora come ora ho visto che è quello meno votato, quindi secondo me non vincerà mai. E infine 1Q84, che io sinceramente non avevo neanche preso in considerazione e non pensavo che qualcuno l'avrebbe votato, invece è stato praticamente il più votato. Mi ha sorpreso molto questa cosa e onestamente non lo vorrei tanto leggere. Cioè, nel senso che, non so, Murakami mi spaventa un po'. Ho letto altri libri di Murakami, però questo, diciamo che non so perché, mi spaventa. Poi tra l'altro c'è qui libro 1 e libro 2, ma poi c'è anche il libro 3, quindi davvero tantissimo, tantissima mole. In ogni caso, che vinca il migliore, insomma. Io a questo punto non ho più non ho più capacità sulla mia vita. Come si dice? Non ho più decisioni nella mia vita, posso solo affidarmi alla votazione. Il mio canale è un canale democratico dove praticamente mi obbligate a fare le cose. No, assolutamente non la vedo come un obbligo, perché onestamente ho voglia di leggere tutti i libri che tengo nella libreria, altrimenti non sarebbero là, e quindi se sono lì vuol dire che prima o poi, insomma, li leggerò. Comunque, aggiornamento del 17:27, il sondaggio è attivo da 27 minuti e non so se si vede, magari aggiungo sopra il fermo immagine, tipo Pastorella americana 51 voti, La città dei vivi 53, Il giardino segreto 37, vi ho detto che è quello che ne ha meno, 1Q84 52, quindi 51, 52, 53, cioè una votazione proprio al limite. Ancora adesso non si sa chi vincerà. Comunque voi probabilmente lo saprete già, perché sarà o il titolo del video, o comunque ve ne avrò già parlato magari nella prima parte del video. È la prima volta che faccio un video con così tanti salti temporali, spero che alla fine si capisca come sono avvenute le cose. E scusatemi anche se sono gialla con questa luce, però è buio e non avevo altro che questa lampada, che secondo me mi fa sembrare un Simpson, ma vabbè. Quindi ci aggiorniamo, penso, domani per sapere chi è il vincitore. Abbiamo un vincitore, sono passate le 24 ore e la votazione finale mi dice che devo leggere Pastorale americana di Philip Roth con 248 voti. Diciamo che era molto molto vicino anche 1Q84 con 231 voti, e devo dire che verso la fine ho sperato vincesse 1Q84 di Murakami, perché, non so, mi era venuta voglia di leggerlo, anche se era quello che mi spaventava di più. Comunque sono contenta che abbia vinto Pastorale americana, ma iniziamo guardando il numero di pagine. Allora, 458. Diciamo che ce n'è da leggere. A me piacciono i libri molto corposetti, perché durano di più nel tempo. E quello che vorrei fare è proprio andare con calmissima. Io ho letto già La macchia umana e l'avevo letto, mi ricordo, diluendolo proprio in uno o due mesi. E avevo letto anche solo quello. Era un periodo in cui volevo leggere proprio a spizzichi e bocconi e poi lasciare che il libro appunto sedimentasse per poi riprenderlo. Insomma, vorrei andare lentamente. Poi vediamo, magari mi prende talmente tanto che lo finisco in due giorni, ma non credo. Cosa posso dire di questo libro? Onestamente, cioè, qua dichiarazione ufficiale, non ho mai letto la trama. Cioè, io non so di che cosa parla. Non ne ho idea. Il mio ragazzo mi ha detto che dovrebbe parlare della guerra in Vietnam, ma in realtà io so pochissimo. Perché so pochissimo? Perché appunto Philip Roth è un autore che mi piace molto, e quindi diciamo che un po' ad occhi chiusi ho deciso di leggere questo libro senza conoscere la trama, perché so che comunque mi piacerà. Almeno la mia sensazione è questa. Cosa mi aspetto? Allora, mi aspetto
detto, un protagonista o una protagonista, non so, però penso sia un protagonista, almeno paragonandolo anche un po' alla macchia umana, e mi aspetto un personaggio molto caratterizzato, molto particolare, molto controverso, pieno di contraddizioni, un po' fuori dalla morale, un po' fuori dall'etica. Non so, mi aspetto questo magari non c'è neanche un protagonista. Non so se leggere la trama dopo aver detto questo e magari dirvi cosa ne penso, oppure iniziare a leggerlo senza leggere proprio la trama. Penso che inizierò a leggerlo senza leggere la trama, vi dirò la verità. La leggerò magari alla fine. Cioè, che persona normale farebbe una cosa del genere? Vabbè. Io lo faccio, non so se lo fate anche voi, ma mi piace iniziare un libro praticamente ad occhi chiusi senza conoscere quasi nulla. Non so se lo inizierò stasera o domani, comunque io vi tengo aggiornati e iniziamo questo reading vlog. Momento in cui vi faccio vedere le mie piantine finché sono ancora vive. Allora, questa assolutamente perfetta. Mentre queste due bianche mi lasciano un po' a desiderare, continuano a perdere fiori. Qui non lo so perché ci sono questi due germoglietti, però ce n'erano anche altri che sono morti, quindi secondo me sta per arrivare la sua ora, non so. Io cerco di stare molto attenta, ho seguito anche tutti i consigli che mi avete dato su Instagram per tenerla in vita e devo dire che già sono qui da più di 2 mesi, quindi sicuramente meglio dei miei esperimenti precedenti. Detto ciò, mi siedo qui per parlarvi dell'aggiornamento, il primo aggiornamento che faccio. Ho letto 60 pagine, quindi sono arrivata a questo punto, e devo dire che la scrittura di Philip Roth, oltre a avermi ovviamente catturata tantissimo, è una scrittura piena, pienissima. Io mi sono ritrovata più volte a rileggere la stessa pagina, proprio perché magari mi sono resa conto di essermi persa un pezzo. Cioè, cos'è che succedeva? Che magari io andavo avanti e poi mi rendevo conto che non stavo più capendo nulla, tornavo indietro e rileggevo. Cioè, ho fatto questa cosa più volte, soprattutto nelle prime pagine, quindi ho riletto praticamente le stesse pagine più volte, almeno 2 volte. Questa cosa qua mi ha aiutata tantissimo, soprattutto perché ho notato dei dettagli in più, sono riuscita a comprendere meglio la storia e è una scrittura talmente tanto godibile che leggerla 2 volte è un doppio piacere. Cioè, proprio noti cose che alla prima lettura non avevi notato. E questa cosa qua mi sta facendo proprio impazzire, cioè mi piace tantissimo. Philip Roth scrive proprio calcolando ogni singola parola, ogni parola è lì per una ragione, ogni dettaglio ha un significato e lui proprio procede in questo modo, strutturando ogni cosa e mettendola al posto giusto, e adoro questa cosa, l'adoro tantissimo. Passa anche da una scena all'altra in un batter d'occhio, per cui può essere che se ti distrai un attimo non sai più cosa stai leggendo, cioè non sai più di che cosa si sta parlando. Però ed è per questa ragione che a volte mi sono ritrovata a rileggere più volte le stesse pagine. In questo modo tutto è molto più chiaro e tutto è molto più bello, e poi è proprio bello leggere questo libro con calma, e l'avevo detto forse anche nel video precedente, e mi sto proprio godendo la lettura senza fretta, rileggendo le frasi, insomma fermandomi anche ogni tanto e pensando e basta. E questa cosa la facevo anche con La macchia umana, e devo dire che ho iniziato anche a scrivere un po' di analogie tra i due libri. Forse non ve ne parlo adesso, ma alla fine del libro, quando saranno tutte belle schematizzate, proprio delle cose che ci sono sia in un libro che nell'altro. E infatti mi piacerebbe poi in futuro fare un video in cui vi parlo solo dei romanzi di Roth, magari leggendo anche Il lamento di Portnoy, e parlarvi di questo autore che mi sta piacendo proprio tantissimo. Allora, sono inginocchiata per terra, quindi mi vado a sedere qui, non so quanto mi si veda. Comunque, non so quanto dire della trama perché non so effettivamente se voglio parlarne tanto, voglio che questo video sia visibile anche a chi non ha mai letto questo libro. Comunque quello che mi sta piacendo molto è l'introspezione con cui è scritto e l'indagine che il protagonista vuole fare verso gli altri. C'è un personaggio che si chiama lo svedese, che è l'idolo della scuola perché è uno sportivo, perché gioca a football, perché gioca a basket, e tutti lo amano e tutti lo adorano. E il protagonista, di cui non so il nome sinceramente, cerca di capirlo, cerca di comprenderlo, cerca di avvicinarsi, cerca di indagare l'animo umano, la personalità umana, la vita umana, prendendo di riferimento questa persona, questo svedese. E secondo me va anche oltre quello che è questa persona, cioè quando tu cerchi di comprendere qualcuno, però in realtà sei completamente fuori strada perché sono tutti pensieri tuoi e diventa
che tu non stai più effettivamente cercando di comprendere quella persona. Non so spiegarmi, però tipo c'è una scena secondo me che è molto rappresentativa ed è quando questo ragazzino, il protagonista, si ritrova a sapere insomma che lo svedese, questo personaggio che è chiamato in questo modo, legge dei determinati libri o comunque ha in camera dei determinati libri. Lui va in biblioteca, il protagonista, li prende, li legge tutti e cerca di capire perché a questo svedese piacciono questi libri, senza però in realtà essere sicuro che a questo svedese piacciono questi libri. Tant'è che poi alla fine dice anche, ma magari lui non li ha nemmeno letti, cioè capito? Ed è un po' il senso secondo me fino adesso del libro, cioè lui che cerca di capire qualcuno però senza avere magari delle fonti certe, dei fatti reali, ma semplicemente per la sensibilità che vuole mettere nella tensione, nel capire questa persona, e lui vuole capirlo assolutamente, e in questa cosa mi rispecchio tanto, perché anch'io spesso mi ritrovo a cercare di capire gli altri, poi magari sono completamente fuori strada, però solo il cercare di capire qualcuno per me è un atto piacevole, ok? Comunque, ci sono anche delle frasi che mi sono segnata e devo dire che sto proprio sottolineando tantissimo, ogni pagina ho sottolineato qualcosa, e mi sono segnata anche qua nelle note delle pagine che mi erano piaciute, magari vi leggo qualcosa. Pagina 24, andiamo a pagina 24. Ah sì, praticamente a un certo punto succede che passano gli anni, il romanzo è ambientato in America, ma ci sono diversi salti temporali, infatti il protagonista ricorda i suoi anni al liceo, però allo stesso tempo è già grande, è già nel 1995, ha già 70 anni in teoria, e quindi i personaggi ritornano sia da ragazzi che da più grandi. Succede che questo nostro protagonista, di cui io ancora non ho capito il nome, incontra lo svedese dopo tanti anni, dopo insomma che hanno avuto figli, fatto cose, cresciuti, e a un certo punto pensa questo di lui e dice: che tipo di esistenza mentale era stata la sua? Nessuno attraversa la vita senza restare segnato in qualche modo dal rimpianto, dal dolore, dalla confusione e dalla perdita. Anche a quelli che da piccoli hanno avuto tutto toccherà prima o poi la loro quota di infelicità, se non certe volte una quota maggiore. Non riuscivo ancora a vedere dentro di lui. Ero sempre convinto che quella dello svedese fosse stata una vita interamente priva di dolori. Cioè, lui vuole assolutamente comprendere la vita di questo svedese, ok? Cioè, è il suo scopo proprio vitale, e io lo capisco, perché io, cioè, a volte sono proprio così, cerco di capire qualcuno e capire come funziona, e a volte penso proprio, cioè, non può essere che questa persona non abbia mai sofferto in vita sua, cioè in qualche modo deve aver sofferto, capiamo come, e lui fa così, cioè proprio adoro. Poi mi sono segnata pagina 48, vediamo cosa succede. Ah sì, praticamente a pagina 48 lui si fa tutto questo discorso che a noi viene presentato, diciamo, con un testo più piccolo. Vi mostro questa pagina, ma in realtà sono più pagine. E poi dice: questo è il discorso che io nella mia testa ho fatto pensando di farlo durante la riunione di questi ex studenti che si sono ritrovati dopo 50 anni dalla fine del liceo. E però l'ho fatto in realtà solo per me, mentre dormivo, tipo. E a me è capitata tantissime volte questa cosa di farmi discorsi mentali di notte, pensando di volerli fare a qualcuno, per poi rendermi conto che in realtà li stavo facendo solo per me stessa, no? E che non avrei mai detto quelle cose ad anima viva. E fa tutto questo discorso sulla guerra, è bellissimo. E quindi, non so, mi è piaciuta anche tantissimo questa parte. Ci sono proprio questi momenti in cui lui, secondo me, riesce molto bene a catturare queste piccole cose della vita, non so, questi piccoli dettagli che però, secondo me, possono accomunarci, come no, perché magari non c'è nessuno oltre a me, Philip Roth, che si fa i discorsi mentali la notte, però che quando li leggi dici: oh mio Dio, anche tu? Incredibile. Cioè, comunque ci sarà qualcun altro oltre a me, Philip Roth. Ok, pagina 48, e mi sono segnata queste pagine qua, ma davvero ho sottolineato tantissimo. E devo dire anche che pensavo, il mio ragazzo mi aveva detto che era sulla guerra in Vietnam, ma in realtà per adesso non c'è nulla della guerra in Vietnam. Anche se comunque c'è molto dell'America, c'è molto molto dell'America, dell'imprenditoria americana, personaggi americani, lo sport in America, la società americana, le città americane, c'è molto di,
di americano qui dentro. D'altronde pastorale americana, cosa ci aspettavamo? E nulla, io se ho già così tanto da parlare solo dopo 60 pagine, immaginatevi alla fine. Non sarà sicuramente un video semplice perché voglio restare il più vaga possibile sulla trama, credo, per non rovinare il libro a chi lo vuole leggere, perché in generale chi magari sta guardando questo video e ha già letto pastorale americana, la trama la sa già e non c'è bisogno che gliela dica io, quindi cerco di rimanere il più vaga possibile. È il 2 febbraio e ho questa postazione un po' particolare perché tipo la mia camera è un disastro e non avevo assolutamente voglia di mettere in ordine per fare questo mini aggiornamento. Ho letto ancora un bel po'. Allora, come al solito mi sono tirata fuori la mia nota in cui mi scrivo quello che voglio dire. 170 pagine, sono arrivata a 170 pagine, quindi ho letto il doppio rispetto a quello che avevo letto la volta scorsa e sono a quasi metà libro, non proprio metà, però quasi. Mi sta piacendo sempre di più, sto capendo sempre di più il pensiero di Philip Roth e devo dire che lo sto adorando. Ho fatto questa breve riflessione perché nel video scorso ho detto che il protagonista è la voce narrante e poi abbiamo lo svedese e mi sono domandata se effettivamente il protagonista sia la voce narrante e non sia invece lo svedese, perché dovete sapere che questo libro parla fondamentalmente dello svedese, questo personaggio che viene analizzato in ogni suo piccolo aspetto e che viene praticamente messo sotto la lente di ingrandimento da questo nostro protagonista di cui non ho capito il nome. E mi sono chiesta, ma il protagonista a questo punto è chi parla dello svedese o lo svedese? Sono arrivata alla conclusione che secondo me il protagonista rimane la voce narrante. Quest'uomo che appunto ci fa vedere tutte le vicende, ci narra gli altri attraverso la sua lente, attraverso la sua percezione, attraverso il suo punto di vista. È questo personaggio appunto secondo me il vero protagonista, perché la tesi secondo me del libro in generale è che ognuno percepisce gli altri a modo suo, ognuno si fa nella sua testa una visione personale degli altri, tant'è che a un certo punto succede, per portare avanti questo discorso, che il protagonista appunto, questa voce narrante che cerca di raccontare lo svedese, si confronta con il fratello dello svedese e a un certo punto dice: se io dovessi scrivere qualcosa dello svedese e portarla a suo fratello, lui mi direbbe: non hai capito niente, mio fratello non era per nulla così, era tutt'altra persona. E questa cosa qua mi fa sorridere perché effettivamente anche lui dice: ognuno descrive gli altri a modo suo e ognuno pensa anche di essere in modo diverso da come lo vedono gli altri. Un po' la teoria uno nessuno 100.000 per intenderci. La cosa bella è appunto questa visione molto soggettiva degli altri, però allo stesso tempo la voglia di comprendere l'io più vero, più interiore, più reale, come se esistesse. Tant'è che a un certo punto il protagonista parte con... accadono cose, spoiler su spoiler che io evito, e il protagonista parte con questo gigantesco viaggio mentale in una vita immaginata dello svedese e si immagina cosa potrebbe essere successo. E questo dura tante pagine, perché dura almeno un centinaio di pagine, io penso di non essere ancora arrivata alla fine. E lui si immagina, e chissà se le cose sono andate così. E la cosa bella è che dentro questa sua grandissima immaginazione i personaggi immaginano di altri personaggi, quindi gli altri cercano di comprendere gli altri, però è tutto sempre filtrato con il pensiero, con la mente del protagonista, che per me è proprio il protagonista, perché è una voce narrante che è in ogni cosa che viene detta, che viene raccontata. Cioè noi possiamo essere soltanto protagonisti di quello che vediamo, perché le cose che vediamo passano attraverso di noi e noi le filtriamo e noi le mettiamo insieme come vogliamo, anche se ci sono dei dati oggettivi, anche se ci sono dei fatti reali, allo stesso modo noi pensiamo di comprendere cosa è successo, comprendere gli altri, e in realtà pensiamo noi. Spero di essere stata chiara in questo lungo pensiero. Comunque a pagina 69 ad esempio viene detto proprio questo, quindi l'immagine che abbiamo l'uno dell'altro, strati e strati di incomprensione, l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Questo è un dialogo ed è questo, che noi siamo in comprensione per gli altri, siamo in comprensione per noi stessi e vediamo tutto tramite questo strato di incomprensione. Bellissimo. E lui dice appunto: se dovessi scrivere di questo personaggio, di questo svedese, nessuno lo riconoscerebbe dal mio racconto. E comunque ha sottolineato tutte le pagine, davvero. E quindi praticamente mi fa anche ridere perché c'è questo confronto tra la voce narrante, il protagonista, insomma
abbiamo detto, chi narra le vicende è il fratello di questo svedese, e questo fratello gli dice proprio: tu non hai capito niente di mio fratello, tu non sai nulla. Poi a un certo punto lo stesso protagonista si rivolge al sé del passato e dice: io quella volta che avevo pensato che questo svedese fosse in questo modo non avevo capito nulla, non era così, perché adesso ha questo elemento in più e adesso che ha questo elemento le cose vengono stravolte. E questa cosa mi fa ridere perché lui, nonostante sappia benissimo che già in passato ha smontato completamente la visione che si era fatta di quella persona, è sempre convinto che la versione che dà nel momento in cui la dà sia reale. E dopo so già che arriveremo al momento in cui lui avrà un altro elemento in più e smonterà di nuovo quello che ha detto fino adesso. E parliamo di pagine di immaginazione pura, di lui che si immagina questo personaggio, si immagina questo svedese, si immagina i suoi pensieri, si immagina nella sua testa, progetta cose, fa, e poi si scopre sicuramente, almeno io faccio questo pronostico, che le cose sono andate in modo totalmente differente. Vediamo se ho segnato qualche altra frase che posso leggervi. Pagina 81, vediamo. Ah, questa cosa qua è bellissima. Dice proprio quello che ho appena detto. Lui si mette a scrivere di questo svedese. E dopo che si è messo a scrivere, nei mesi successivi a pensare allo svedese, per 6, 8, a volte 10 ore di fila, scambiare la mia solitudine con la sua, abitare questa persona tanto diversa da me, sparire dentro di lui, cercare giorno e notte di prendere le misure di un individuo di cui erano evidenti il grigiore, l'innocenza e la semplicità, seguirne il crollo, fare di lui col passare del tempo la figura più importante della mia vita. E avanti, va avanti a parlare di questa cosa. E è questo anche il voler comprendere gli altri per non dover comprendere se stessi, secondo me, per sfuggire da se stessi e per cercare delle risposte nella vita di qualcun altro, per cercare delle dinamiche nella vita di qualcun altro. Perché quando io leggo la vita immaginata dello svedese, descritta dal protagonista di questo libro, ho questa impressione di leggere in realtà cosa il protagonista avrebbe fatto, come il protagonista avrebbe vissuto quell'esperienza e non come l'avrebbe vissuta qualcun altro, no? Per questo mi dico che secondo me lui è proprio il protagonista del libro, perché effettivamente è la sua immaginazione che stiamo leggendo, è la sua visione, la sua mentalità, lo sto ripetendo ancora, però voglio che sia chiaro che stiamo leggendo non dei fatti reali. E quindi la soggettività proprio del mondo, il mondo è soggettivo, è tutto soggettivo, io adoro questa filosofia per cui non esistono cose reali, niente è, neanche la guerra, perché poi si parla di guerra in Vietnam e effettivamente se ne parla, e si parla un po' di quello che viene detto la TV, di come viene interpretato, di come le persone reagiscono a questi discorsi, di cosa loro pongono in conversazione, cioè di cosa conversano poi effettivamente, come questa cosa poi diventi una cosa estremamente soggettiva, la guerra diventa soggettiva. E forse dice anche a un certo punto: tutto è relativo, svedese, tutto è relativo, anche la morte diventa relativa. È bellissimo e sto adorando davvero tantissimo questo libro. Ciò che accade è che nell'immaginazione di questo protagonista, appunto, ci si immagina la vita dello svedese. E qui ce l'abbiamo. E lui si immagina proprio queste scene in cui lo svedese non vuole credere a delle cose che gli vengono dette su sua figlia. E introduciamo un nuovo personaggio, la figlia dello svedese. E lui non ci vuole credere, dice: questa non è la verità, questo non è quello che lei realmente pensa. E anche questa cosa che noi a volte crediamo di sapere cosa pensi qualcun altro e vogliamo essere convinti di sapere cosa pensa qualcun altro, anche se qualcuno ci dice: no, quella persona pensa questa cosa qui, noi siamo convinti che ne pensi un'altra. Tipo, io sono convinta che il mio cane, che è qui in questo momento, pensi che voglia la pappa, ad esempio. E lui magari mi dice, va verso il guinzaglio, mi indica il guinzaglio, in realtà magari vuole uscire. E mi viene detto: guarda che vuole uscire, guarda che vuole uscire. E io, no, vuole la pappa. E io sono convinta di quella cosa. Sono convinta di sapere cosa pensa qualcun altro. E nessuno mi sbloccherà mai dalla mia verità. Io penserò di sapere una grande verità. Ed è questo, pensare di sapere delle grandi verità sugli altri, e in realtà non esistono grandi verità sull'essere, non possono esserci, sono molto soggettive, sono molto multiformi e sono sempre in continuo cambiamento. Perfino quelle che noi pensiamo essere le nostre verità sono sempre in cambiamento, sono sempre mutevoli. E basta, mi fermo qui. Comunque
Cioè, penso che si capisca che in questo libro c'è davvero molto, e non so se sono io che mi faccio i viaggi mentali più di quel che dovrei, ma non credo, perché poi trovo queste frasi che mi dicono che sono sulla strada giusta, mi dicono che sto effettivamente capendo quello che lui vuole trasmettere, e poi magari sta succedendo la stessa cosa che Philip Roth descrive. Io mi immagino cose nella sua testa che non ci sono, quindi un grande trip mentale. In ogni caso, ci sentiamo al prossimo aggiornamento. Mi è appena venuta la brillante idea di leggere la trama dietro, un genio del male proprio, e effettivamente ha un nome il protagonista e si chiama Nathan Zuckerman. È uno scrittore, questo sì, lo sapevo, però forse non l'avevo detto, e nulla. E viene detto anche molto di più di quello che vi ho detto io nella trama. Stavo montando il video e ho scoperto una cosa sconvolgente. Io sono tipo... Cosa? Praticamente ho scoperto che la voce narrante, secondo Wikipedia, è Nathan Zuckerman. Ok, e qui ci siamo, nel senso che appunto in questa fase del video io non avevo capito bene come si chiamasse, ma non importa, ora lo so. E sono andata tipo sulla sua pagina personale, cioè una pagina personale su Nathan Zuckerman, ok? E su Wikipedia, in cui c'è scritto... che tra l'altro è anche in italiano, quindi io sconvolta. Praticamente è un personaggio immaginario utilizzato spesso da Philip Roth in numerosi suoi libri e compare anche nella Macchia Umana come voce narrante. Cioè non è il protagonista neanche della Macchia Umana, ma è la voce narrante. Ora io sono un po' sconvolta. Cioè appena l'ho letto ero tipo così. In che senso? Cioè, io ho letto La Macchia Umana almeno un anno, 2 anni fa ormai, e quindi non è che mi ricordo, cioè, mi ricordo tanto, infatti avevo iniziato a fare la lista delle analogie, ma non avevo mica capito che la voce narrante era la stessa. Perché comunque senti che un po' il modo di, il tone of voice è quello. E ovviamente, cosa pensi? È l'autore che descrive sempre un po' gli stessi personaggi e quello è il suo tone of voice, ma effettivamente lui ha ricreato un personaggio nei suoi personaggi che è lui, perché Nathan Zuckerman è fondamentalmente Philip Roth, perché cioè come fai? Come scusa, poi compare anche in altri libri come protagonista, tipo Zuckerman lo scatenato e La lezione di anatomia. Io sconvolta. Facciamo finta di niente perché è troppo sconvolta, non riesco a assimilare questa informazione. Allora, sto proseguendo il libro, sono arrivata a pagina 318 e devo dire che forse non ho capito niente, nel senso che tutti i miei pronostici sul fatto che fosse un suo viaggio mentale in realtà secondo me non hanno riscontro nella storia, perché per il momento si sta andando avanti con la descrizione della vita appunto di questo svedese, di tutte le vicende che lo vedono protagonista, la sua relazione con sua moglie, con sua figlia eccetera eccetera. Manca poco e io mi sto davvero divorando queste pagine, mi sa che lo finirò a breve. Si sta parlando sempre di più di America. In particolare c'è tutta una parte dedicata ad Angela Davis, alla rivoluzione non solo femminista ma in generale contro le guerre sul Vietnam eccetera eccetera, e quindi c'è tutta una parte molto anche dedicata alla politica americana, alla società americana, all'industria americana, tutte queste cose qua insomma che sto trovando davvero molto interessanti. Tra le altre cose, Pastorale americana mi sta ricordando molto questo libro di Jeffrey Eugenides, che è un po' più corposetto in realtà, ma sembrerebbe uguale, ma che parla allo stesso modo di America, storie familiari, vicende di questo tipo, immigrazione, e ha proprio lo stesso sapore. Sono due libri che hanno lo stesso sapore secondo me, nel senso che se vi è piaciuto questo vi potrebbe piacere anche questo, e anche viceversa, se vi è piaciuto Middlesex vi potrebbe piacere Pastorale americana. Davvero penso che questi due scrittori siano bravissimi a descrivere l'America e secondo me è proprio il loro punto di forza. È un altro giorno e sto continuando con Pastorale americana, sono arrivata a pagina 349, mancano 100 pagine alla fine del libro e sto guardando su Goodreads delle recensioni in modo tale da farmi anche un'idea di che cosa hanno pensato gli altri quando l'hanno letto. Di solito lo faccio verso la fine del libro, se non quando ho finito il libro, per avere anche un po' di altre opinioni. Quindi leggo un po' quello che c'è scritto e magari poi vi faccio anche un breve riassunto di quello che ho compreso, capito, che ho trovato. Un'altra cosa che faccio è cercare l'hashtag col titolo del libro, quindi Pastorale americana,
penso di averlo scritto giusto, e fare la stessa cosa anche su Instagram, quindi ad esempio, vado a vedermi i post più popolari e leggo che cosa c'è scritto, cerco magari qualche visione diversa dalla mia, qualche spunto di riflessione, e insomma faccio questa cosa qui. Ovviamente non leggerò tutti e mille più post e non leggerò tutte le recensioni. Un'altra cosa che faccio, proprio se il libro mi ha entusiasmato parecchio e voglio ancora di più approfondire, vado su YouTube e cerco sempre Pastorale Americana, vedo che c'è un film, però non so se mi può interessare, e vedo qualche recensione, sento un po' che cosa dicono gli altri. Ecco, magari in questa fase le recensioni video non le guardo, aspetto di finire il libro, anche perché di solito magari non le guardo quando sono seduta alla scrivania, ma le guardo quando sto facendo altro, magari sto preparando da mangiare, cose di questo tipo. Mi sono presa un attimo di tempo per parlarvi faccia a faccia delle ultime cose che ho letto. Era da un po', infatti, che non mi mettevo di fronte alla telecamera a parlare effettivamente di quello che sto leggendo. Dalla volta scorsa, dall'ultima volta in cui mi avete visto in faccia, eravamo rimasti che io avevo un pronostico, cioè che alla fine era tutto nella mente della voce narrante, e il fatto che il protagonista fosse effettivamente questa voce narrante e non fosse lo svedese. Bene, ragazzi, non è così. Cioè, erano tutte pippe mentali mie, ok? E questo è il bello del vlog, questo è il bello del reading vlog, ovvero che non si sa effettivamente che cosa si sta andando a leggere, quindi ho detto quelle cose quando ero forse ancora all'inizio, ero sicuramente nella prima parte del libro e quindi ancora non ero entrata nella parte che ingranava bene sulla storia, ragion per cui mi sono fatta pippe mentali, non dico inutili, perché comunque secondo me, cioè, la mia testa lavora, però sicuramente che andavano in una direzione diversa rispetto a quello che poi è successo. Questo è il bello della diretta, anche se non è una diretta. In ogni caso, che cosa accade? Accade che quindi a un certo punto del romanzo si entra appieno nel raccontare la vita di questo svedese. E non mancano le incomprensioni, ovviamente, non mancano i segreti e il senso di colpa, l'indagine verso se stessi nel sentirsi di aver sbagliato qualcosa, di dover nascondere qualcosa agli altri, di dover nascondere qualcosa alla società. Ed è una cosa che è presente anche nella macchia umana, questo senso di colpa, questo senso di impurità per cui noi dobbiamo nascondere qualcosa agli altri. Questa macchia che ci portiamo dietro, la macchia umana un po' parla di questo, e succede anche in Pastorale Americana. Io adoro queste cose perché effettivamente noi ci sentiamo sempre in dovere di apparire in un certo modo, anche se effettivamente poi siamo un po' macchiati da alcune cose che abbiamo fatto, che ci sono accadute, che ci riguardano, e non le accettiamo a pieno perché non vogliamo che gli altri le vedano e non vogliamo farlo sapere in giro e cose di questo tipo. Sicuramente nella macchia umana questa cosa qua è molto più presente rispetto a Pastorale Americana, comunque c'è anche qui ed è una delle analogie che ho trovato. Poi vi leggo alcune cose che ho trovato. Ecco, sicuramente a un certo punto c'è una parte che mi è piaciuta tantissimo ed è la parte in cui questi due fratelli, lo svedese e suo fratello, si parlano. E c'è questo Jerry, mi sembra, il fratello, che gli sputa in faccia tutte delle opinioni che si è fatto di lui. E qui secondo me torniamo un po' a quello che dicevo anche nelle puntate precedenti, ovvero proprio il pensare di aver capito qualcuno e anche incazzarsi, si può dire, incazzarsi perché quella persona non si comporta come tu ti comporteresti. E quindi gli dici, no, tu sei un fallito, tu non dovresti reagire, tu non reagisci, insomma questo buttare addosso anche con tanta cattiveria l'opinione che abbiamo di qualcuno solo perché questo qualcuno non è come noi. E invece che cercare di comprenderlo, pensiamo di capire com'è, semplicemente associandolo a cosa faremmo noi, e quella parte là è stupenda, secondo me è proprio bellissima. E la cosa, un'altra cosa è anche quando la gente pensa di sapere perché hai fatto quello che hai fatto e tu cerchi di spiegare perché l'hai fatto e hai delle ragioni che sono le tue, però queste ragioni sembrano non soddisfare gli altri, per cui alla fine loro penseranno in ogni caso che tu ti sei comportato così per la ragione che ti hanno affibbiato loro. Quindi, non so, è un discorso molto astratto, nel libro sicuramente cade più nel concreto, comunque per non fare spoiler eccetera eccetera,
racconto così. Quindi non importa cosa tu dica per spiegare a qualcuno perché hai fatto quello che hai fatto, quella persona avrà già nella sua testa un quadro che lo fa stare tranquillo, che lo fa stare a posto con se stesso, con gli altri, e quindi non ti ascolterà. Non importa cosa tu dica, non ti ascolterà. È bellissimo. E poi una cosa che ho scritto è anche ti incasellano in uno standard, ti incasellano in un precedente, in una cosa che hanno già visto, una cosa che hanno già vissuto, per stare appunto più tranquilli, perché è più facile, perché catalogare le cose è più facile, catalogarle in base a cosa conosciamo già, e senza andare effettivamente a sviscerare la questione, a porre in gioco cose che non si conoscono, no, è più facile catalogare, dire io so che tu sei così perché conosco quel tipo di persona, perché ho capito chi sei, non mi interessa. E questa cosa qua, ovviamente tendo a farla anch'io, tendiamo a farla tutti, un po' perché non possiamo sempre mettere in discussione ogni persona, ogni cosa che ci capita, sennò vivremmo praticamente nel disagio più completo e continuo, però appunto secondo me è bellissimo come lo descrive Philip Roth. Dopodiché ci sono tantissimi elementi che ci raccontano l'America, ce ne sono davvero tanti e è qui che parte un po' la narrazione del mito americano, per cui la bellissima giovane ragazza che partecipa a Miss America e si mette con il giocatore di football, di basket più bello della scuola, più acclamato della scuola, e riescono tramite il lavoro, tramite l'industria che crea il padre, a emanciparsi, a affermarsi nella società americana, nonostante questo svedese, che è poi questo bel giovane ragazzo, è ebreo. Questo forse non l'ho mai detto, anche se tipo forse è una delle cose più importanti, è ebreo, quindi è come considerata una minoranza, no, anzi non come considerata, è considerata una minoranza in tutto il resto del mondo in quel periodo storico, mentre in America ha la possibilità di riscattarsi. E questo è il sogno americano, no? Il mito americano. E qui si va a parlare di religione, di religioni, e quindi ci sono le religioni estremiste, poi ci sono i protestanti e poi ci sono i cattolici, che a volte hanno delle ideologie molto forti che non permettono agli altri di esprimersi, e altre volte invece sono più nascosti. Sempre per parlare di America, una bellissima spiegazione dell'industria americana, quindi del farsi da soli e far nascere tramite il proprio lavoro, le proprie forze, un'industria che funziona. E in questo caso si va a analizzare come funziona effettivamente una fabbrica e come funziona la produzione di guanti, e ho apprezzato davvero tanto tutta quella parte lì, perché io all'università in triennale ho studiato design della moda e ho effettivamente lavorato molto con la pelle, perché ho fatto delle scarpe a mano e, partendo dal nulla, quindi dovevo tirare pelle, martellare, conoscere le varie varietà di pelle e saperle distinguere, insomma ho apprezzato quella parte perché mi è servita molto, mi è tornata utile a fare un po' un ripasso e vedere effettivamente come si fanno i guanti, non sapevo, e quindi non so quanto possa essere apprezzata da tutti, perché se voi siete completamente disinteressati ai guanti o alla pelle, ai pellami e a cose di questo tipo, magari non vi interessa, però io l'ho trovata molto interessante. E poi ovviamente l'eterna lotta repubblicani-democratici, chi, come, perché, quando, i vari presidenti, come ci si comportava con i vari presidenti, cosa questo significava, e basta. Per ora ho scritto queste cose qua, comunque mi mancano appunto 100 pagine e quindi spero di riuscire ad andare avanti, concludere il romanzo, e dico già che a differenza della volta scorsa, dell'ultimo vlog, degli ultimi due vlog in cui ho interrotto il reading vlog quando ho finito il libro, ho deciso di aspettare qualche giorno, perché poi quando ho finito effettivamente di leggerlo, ho lasciato che passi qualche giorno, mi vengono in mente più cose da dire. Mi è capitato con sia con Il Maestro e Margherita sia con Il Secondo Sesso di sentire, dopo aver pubblicato il video, di non aver detto tutto, e quindi non voglio che succeda anche in questo caso, quindi magari lascerò che passi un po' di tempo. In ogni caso io intanto vado avanti con la lettura, noi ci sentiamo per il prossimo aggiornamento. È l'8 febbraio e questo weekend non ho letto praticamente nulla, ho dovuto rallentare un po' perché devo dare un esame questa mattina, anzi mi sa che sarà più verso tipo mezzogiorno. Comunque mi sono alzata anche questa mattina prestissimo per studiare,
In ogni caso sono andata avanti un pochino alla volta e mi mancano davvero pochissime pagine, cioè sono alla fine. Devo dire che una cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che a un certo punto mio padre ha iniziato, credo, a arrabbiarsi con il libro, perché lui l'ha letto prima di me, quindi alcuni di questi segni a matita li ha fatti lui, non io. Ha iniziato a scrivere delle cose che onestamente io trovo incomprensibili. Infatti penso che gli chiederò che cosa ha scritto. Ma anche qui... Qui penso che abbia scritto qualcosa come era meglio concludere qui. Quindi, tipo, poi quando ho iniziato questo capitolo ho detto ok, mio padre pensava che era meglio se il libro finisse qua. Quindi queste pagine qui, dico, o sono inutili o rovinano tutto il libro e sono un po' partita con questa idea. E poi, non so, devo chiedergli meglio. Qui c'è scritto vecchia morale, pastorale, capitolo, sì, nel senso non lo so, devo chiedergli. Comunque niente, oggi spero di finirlo e dirvi anche un po' le mie conclusioni finali. Dunque, ieri mattina ho finito Pastorale Americana. Mi sono presa un giorno per pensarci e per riflettere su che cosa ho letto. Vi ho detto che non volevo fare l'ultima discussione con la telecamera, proprio appena finito il libro, ma volevo aspettare un po'. Sicuramente nel prossimo periodo mi verrà in mente altro da dire, però penso che ci sia bisogno di tanto tempo per riflettere su questo libro. Quello che posso dire è che verso il finale mi sono un po' persa nella lettura e non ero più concentrata come all'inizio. Questo lo devo ammettere, e che a un certo punto il libro mi è sembrato molto ripetitivo. Mi è sembrato proprio che ci fossero delle cose, delle frasi che venissero ripetute di nuovo ancora, e questo l'ho trovato da un certo punto di vista stancante per me, lettrice. Mi è sembrato che non venisse aggiunto nulla di nuovo alla trama, mancasse un po' la rivelazione finale anche banalmente. Però allo stesso tempo l'ho compresa questa ripetizione, ho cercato di comprenderla immaginandomela proprio come un voler rimarcare all'infinito alcuni punti, alcune dinamiche, perché solo ripetendole allo stremo possono trasmettere quello che è bloccarsi quasi della mente, gli ingranaggi che non girano più e non vanno più oltre una certa situazione ma rimangono fissi su quello che è accaduto. Quindi quando succede qualcosa di così terribile che la tua testa non riesce ad andare oltre, non riesce ad aggiungere altro alla propria vita, non riesce ad aggiungere altro ai propri pensieri, ma ritorna sempre sul sì, ma è questo ed è questo, e quindi non vai oltre, per principio non vai oltre. E quindi questo essere ripetitivo, questa scrittura un po' ripetitiva, in realtà mi ha trasmesso anche questa sensazione di proprio bloccarsi nella vita, non essere più capaci di andare avanti. E quindi in un certo verso l'ho anche apprezzata, questa ripetizione, questo ripetersi. Io mi sto ripetendo nel dire che si ripete, vabbè, ok, tutto normale. Detto questo, non so se ho molto da aggiungere ancora a questo libro. Ieri ho messo una storia in cui stavo scrivendo che lo stavo leggendo, eccetera, eccetera, e una persona mi ha commentato dicendomi che ero coraggiosa a leggere questo libro in pubblico, diciamo, e portare le mie opinioni da lettrice per un libro così complicato, così, senza filtri, diciamo, perché comunque tutto quello che ho detto io davanti alla telecamera è un po' quello che mi è passato per la testa senza tanti filtri. E devo dire che sono d'accordo, perché è complesso, più che altro perché non so come, ma ho paura di che mi venga detto, ad esempio, che non ho capito niente del libro, che non sono capace di commentare la letteratura americana, che io e Philip Roth non ci dobbiamo neanche incontrare, tipo cose di questo tipo, che non mi merito Philip Roth, non so, ho paura tanto che arrivino questi commenti. E poi ho pensato, ma è giusto che io da lettrice mi senta a disagio a dover parlare di un libro perché magari troppo complesso, troppo importante? Questo succede di solito con i classici, quando uno non si sente libero di esprimere la propria opinione, magari perché è un classico, ne hanno parlato tutti, bisogna avere per forza un'opinione super positiva o super mirata, super studiata, e non si possono avere magari opinioni un po' più personali, un po' più leggere, anche frivole, ma allo stesso tempo appunto personali. Mi viene in mente il primo video che ho fatto in cui straparlo è una cosa estremamente personale, la mia riflessione, è una riflessione che magari non c'è neanche nel libro, ma c'è talmente tanto nella mia vita in questo momento
nella mia testa in questo momento che io la rivedo nel libro. Non so se sto riuscendo a spiegarmi, ma quello che voglio dire è che ci dobbiamo sentire davvero liberissimi, secondo me, di dire anche le cose più banali su quello che leggiamo, o cose che magari a noi sembrano banali ma agli altri no, o cose che agli altri potrebbero sembrare banali ma per noi non lo sono. Insomma, non dobbiamo limitarci in alcun modo nel dire quello che pensiamo, nell'aver paura magari di leggere certi testi perché pensiamo di non essere all'altezza o perché pensiamo di non riuscire a comprenderli appieno, perché limitarsi per queste ragioni secondo me è assurdo. E nel mio canale non voglio che passi l'idea che leggere è una cosa che possono fare in pochi e che sia un atto esclusivo, ma mi piacerebbe proprio che passassi l'idea che chiunque può leggere, può dire quello che vuole senza sentirsi giudicato e soprattutto senza giudicare i pensieri degli altri. Quindi sì, per me è stato complesso, è stata complessa l'idea di leggere Pastorale Americana e condividere la mia impressione passo per passo, senza magari studiarmela. Però allo stesso tempo sono contenta di averlo fatto e lo farò con altri libri, magari anche dei classici intoccabili, magari, vediamo. E sono contenta che voi mi abbiate seguito fin qui e grazie mille, penso che questo video sarà immenso, infinito, però belli video corposetti e quindi niente, ci vediamo al prossimo video o al prossimo reading vlog, ciao!